Calcio presenta Serie A Team. Inquadrato l'arbitro Farina di Novi Ligure con i due capitani Gianluca Pagliuca e Francesco Totti. Sta per cominciare dunque il campionato 2000-2001. Ecco Beppe Signori che prende posto in panchina, mentre avete visto inquadrato anche Gabriel Batistuta, riparte per una nuova grande avventura dopo 243 partite, 152 gol, tutti con la maglia della Fiorentina. Adesso è il centravanti della Roma e vuole subito partire bene. Tra l'altro oggi rientra in campo dopo un'assenza di quasi un mese per problemi al tendine rotuleo del ginocchio. È una stagione importantissima per lui come per Francesco Totti. Ed ecco che si sono sistemate le squadre sul terreno di gioco ed è tutto pronto. Sta per cominciare il campionato di Roma e Bologna, stagione 2000-2001. Ecco Francesco Totti, la Roma alla vostra sinistra, il Bologna a destra, sotto la direzione arbitrale di Farina, coadiuvato da Ivaldi e Albanese. Ricordiamo allora che in testa alla classifica c'è la Juventus con 3 punti, sono giocate solo 2 partite, 1 punto per Bari e Verona, a 0 tutti gli altri. E sta per cominciare dunque Roma-Bologna. Il primo tocco all'indietro di Batistuta, Assunção ha girato il pallone verso Cafu. Cafu è stato in dubbio fino alle ultime ore della vigilia per una lombalgia. Qui intanto vediamo che Samuel si è piazzato come centrale nella difesa a 3, con a destra Zebina e a sinistra Zago. Qualcosa di diverso da quello che ci aspettavamo, Sebino, ma seguiamo l'attacco di Totti. Adesso Del Vecchio, primo tiro e palla fuori dopo 25 secondi, la Roma subito vicina al gol. E qua si vede la bravura del classico centravanti, un lancio lungo che sembrava facile preda dei difensori, Batistuta è riuscito ad appoggiare subito per Totti, gli ha restituito la palla, palla andata a finire Del Vecchio, ha provato subito il tiro, buona l'intenzione ma palla fuori. È già una novità, dicevamo Sebino, l'assetto difensivo della Roma rispetto al previsto, perché ci aspettavamo Zago centrale con Samuel a sinistra. Samuel ha giocato da libero nel Boca Juniors, ma in queste prime esperienze con la Roma sembrava essere più a suo agio come esterno nella difesa a tre, invece gioca centrale. Sì, gioca centrale, probabilmente Capello lo vede meglio in questa situazione, l'abbiamo visto in precedenti partite, non ha fatto benissimo, comunque meglio di Capello non lo può sapere nessuno. Un rimpallo che permette al Bologna di tornare in avanti, ecco il tocco di Cruz sull'esterno, cross di Tonetto e il tentativo verso la porta di Antonioli, terminato il pallone sul fondo, proprio la conclusione di Julio Cruz. È pericolosa questa azione del Bologna, è riuscito a liberare un uomo sulla sinistra, buono il cross, troppo libero Cruz che ha potuto calciare al volo ma ha calciato molto male. Già in piedi Fabio Capello mentre Antonioli va ad effettuare la rimessa dal fondo. Si gioca da quasi 2 minuti all'Olimpico, 0-0, il pallone è stato allontanato da Castellini e poi anticipo di Brioschi in fallo laterale per fermare l'azione di Cristiano Zanetti. Centrali di centrocampo dunque Zanetti e Assunção, la coppia che dovrà rendere meno faticosa l'assenza di Emerson. A terra Cristiano Zanetti, primo calcio di punizione dell'incontro. Stiamo rivedendo il fallo commesso da Brioschi sul centrocampista appena rientrato dalle Olimpiadi di Sydney. Calcio di punizione affidato a Marcos Assunção. In area si sono portati anche i difensori Zebina e Samuel. Ecco lo spiovente di Assunção, palla allontanata proprio da Cruz. Di nuovo il cross di Zanetti, poi il tiro da fuori di Samuel che è stato respinto. Ancora Assunção alla caccia del pallone, ancora Samuel, un buon contrasto vinto dall'argentino. Palla dentro di Samuel, deviazione e primo calcio d'angolo per la Roma. Subito applausi per la squadra di Capello. Sì, la Roma sta mettendo pressione al Bologna, ha conquistato un altro calcio d'angolo. Abbiamo visto quali altre soluzioni può avere la Roma portando tutti e tre i centrali di difesa a saltare in area di rigore. Primo tiro dalla bandierina Del Vecchio sul primo palo, ha allontanato Pagliuca, lo spiovente a rientrare, ancora la Roma che manovra con Cristiano Zanetti. Il lancio è di Candelà. Cafu prova a saltare, manda però il pallone verso il fondo, la rimessa da parte di Gianluca Pagliuca. Inquadrato Cafu. Si gioca da 3 minuti e mezzo all'Olimpico, situazione di 0-0 tra Roma e Bologna.
l'ultima sfida tra queste due formazioni finì 2-0 per la Roma all'Olimpico nella stagione 99-2000. Eccolo inquadrato, Julio Cruz ha guadagnato un calcio di punizione. Si porta in aria insieme ad Oliveira e palla dentro proprio per Cruz, l'anticipo in calcio d'angolo è di Zebina. 1-1 il conto dei corner. Sì, punizione pericolosa, bravo Zebina ad anticipare, credo, Olive in questa occasione, poteva risultare molto molto pericoloso, ma è stato molto attento il difensore giallorosso. Sta per battere Brioschi, in area Olive, ex centrocampista del Perugia, uno dei migliori dello scorso campionato. Parte lo spiovente, palla che è stata allontanata proprio da Zebina e ferma il gioco per una posizione irregolare di Julio Cruz. L'arbitro Farina ha guadagnato qualche metro di troppo Walter Samuel, deve essere battuto più indietro il calcio di punizione. Tanto Udinese in vantaggio sul Brescia, gol dell'argentino Sosa. La Roma è ripartita con i suoi difensori. In avanti Samuel, Cafu, Battistuta, prova ancora ad aprire per Cafu. Cafu perde il pallone, riesce a riconquistarlo, alla fine fermato, ancora Cafu di forza, è stato bloccato alla fine Cafu, prova a ripartire Oliveira. Intervento falloso su Thomas Locatelli e calcio di punizione in favore del Bologna. Già battuto mentre il Parma in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, lo scatto di Thomas Locatelli fermato da Zebina in fallo laterale. Ecco la fuga di Locatelli e l'intervento di Zebina. Con le mani Cafu. Allontana Zebina ma regala il pallone al Bologna. Locatelli stava per far ripartire l'azione d'attacco. Ancora Locatelli, Tonetto, Locatelli, malinteso con Oliveira, la Roma ringrazia, rimessa dal fondo per Antonioli. Piccola disattenzione della difesa giallorossa in una zona anche pericolosa di campo, comunque si è risolta bene a suo favore. Zago ha appoggiato il pallone sulla sinistra, Candelà lo fa viaggiare verso Del Vecchio, ancora Zago, Samuel, è libero Totti in posizione di ala destra, a spazio Francesco Totti, eccolo mettere il pallone dentro ma in pratica lo ha regalato a Pagliuca. Peccato, questa poteva essere una buonissima occasione, i giocatori del Bologna si sono dimenticati proprio di Totti che è riuscito a liberarsi molto bene sulla destra, peccato per il cross sbagliato, quindi tutto facile per Pagliuca e per la sua squadra. Ottavo minuto del primo tempo, 0-0 all'Olimpico, adesso è il Bologna che prova a lanciare Julio Cruz, in vantaggio il colpo di testa di Zago, Candelà, ancora Candelà, ha saltato Olive, Totti. Totti ancora per Candelà, a Battistuta, di nuovo Totti, non c'è fallo dice Farina, si continua a giocare, qualche dubbio ma l'arbitro ha fatto cenno di proseguire e il Bologna prova a riportarsi in avanti con Locatelli. Fermato anche lui, non c'è fallo neanche stavolta, subito l'apertura per Del Vecchio. Del Vecchio prova a mettere dentro per Totti, l'intervento di Castellini fa finire il pallone in fallo laterale. Buona la verticalizzazione di Zanetti verso Del Vecchio, gli è mancato solo il passaggio in mezzo all'area per Battistuta. Qua abbiamo rivisto l'intervento su Totti, probabilmente era punizione. Totti, ancora Castellini che allontana, prova invano a Sunsao a calciare, può ripartire Oliveira. Lima, un malinteso con Tonetto, regala una rimessa laterale alla Roma. Cafu, Battistuta, Assunção, ancora Battistuta, prova il sinistro, Pagliuca, primo tiro in porta di Battistuta. Subito pericoloso, Battistuta si è liberato molto bene dell'uomo, ha calciato di sinistro, la palla l'ha schiacciata un pochino, ne è uscito un tiro non violentissimo, è abbastanza facile, abbastanza semplice, si è allungato bene Pagliuca sulla sua sinistra.
Bologna in avanti, poi Olive ha toccato il pallone all'indietro, lo riconquista la Roma con Cafu, ancora Cafu, un fallo per Totti, Cafu, fallo su Totti di Olive, lo ha visto Farina, fa proseguire per un vantaggio, palla dentro, in ritardo Batistuta, è in arrivo il cartellino giallo per Olive, fallo su Totti, Farina bravo, era vicino, ha fatto proseguire l'azione e adesso va ad ammonire Olive. Bravo due volte che non ha fermato il gioco quando ha visto che la palla era tra i piedi dei giocatori della Roma, in questo caso di Cafu. Gioco fermo, subito l'ammonizione per il giocatore ex Perugia. Ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Sì, c'è subito molto fermento sulle panchine sia da parte di Capello che di Guidolin. Capello ha chiesto il pressing più alto per cercare di aggredire la difesa del Bologna. La contromossa di Guidolin è arrivata, ha chiesto il lancio lungo per i due attaccanti per cercare in pratica di saltare il centrocampo della Roma. Stiamo rivedendo il fallo di Olive su Totti, è andato proprio a cercare il piede di Francesco Totti, Olive. Sì, non cattivissimo, comunque sempre un'entrata da dietro, sempre pericolosa, quindi anche giusta la munizione. Mediano di grande esperienza, Renato Olive, 68 partite in Serie A, 8 gol l'anno scorso, uno dei grandi protagonisti nella stagione del Perugia di Carlo Mazzone, di cui ha interpretato alla perfezione lo spirito battagliero. Pallone recuperato da Totti, Locatelli in avanti verso Cruz. Duello argentino con Samuel e rimessa laterale del Bologna. Lima, va giù Oliveira, punizione, fallo di Samuel, punizione in favore del Bologna. Bologna che sta facendo di tutto per non dare punti di riferimento alla difesa di Capello. Grande movimento, inserimenti da dietro, una squadra velenosa. Sì, si muovono bene davanti, fanno parecchio movimento. In questo caso Samuel è stato un po' ingenuo, un fallo che poteva risparmiarsi, è una punizione interessante per il Bologna. Oliveira prova a spizzare Locatelli, ha rinviato Assunção, può partire di nuovo la Roma con Cristiano Zanetti. Ha girato a sinistra ma troppo debole Zanetti, permettendo a Cruz di recuperare. Ancora il Bologna in attacco sulla fascia destra, pallone viaggia verso Oliveira, di prima c'è Zago però che chiude, Assunção, rimpallo verso Zebina, Totti giù, ancora un fallo, stavolta l'intervento e c'è un richiamo, ecco qua, lo stiamo rivedendo. Molto deciso anche questo intervento, mentre sta attaccando di nuovo la Roma. Palla in avanti per Del Vecchio. Stavolta il fallo è di Cafu, fermato Oliveira, c'è soltanto un richiamo verbale per Cafu. Ecco qui, stiamo rivedendo Oliveira, l'entrata di Cafu. L'entrata poteva essere pericolosa, sì. Scivolata di Zebina, palla in fallo laterale per fermare l'attacco di Tonetto. Rimessa effettuata verso Locatelli, palla dentro, un rimpallo, allontana Cafu. Pallone però incontrollabile per Battistuta, lo sta giocando Castellini. L'apertura di Castellini, salta Cruz, in anticipo Samuel. Ancora l'argentino, fallo di Cruz, fischia un po' in ritardo Farina, ma comunque per comandare il calcio di punizione in favore della Roma. Fallo di Cruz su Samuel. E calcio di punizione che spetta alla squadra di Fabio Capello. Zago, Candelà. Ancora Zago. Fermato Zanetti, ma il rimpallo è per Totti, Battistuta, Totti, sinistro a cercare Battistuta, impreciso, palla sul fondo. Non è male questo scambio Battistuta-Totti, due giocatori che già si intendono molto molto bene, peccato per l'ultimo tocco di Totti che ha colpito molto male il pallone. Quadrato Battistuta, mentre Pagliuca sta effettuando la rimessa dal fondo.
Locatelli ha spostato il pallone in avanti anticipando Cristiano Zanetti, ma poi la difesa della Roma ha chiuso bene. Zago, Zebina, Zebina, Totti si sta lamentando con Farina perché a turno viene bloccato o trattenuto per la maglia. Olive si sta dedicando a una marcatura davvero personalizzata su Francesco Totti. Questo è un altro degli aspetti che accompagneranno Totti per tutto il campionato, Sebino. Sì, chiaramente è il giocatore più importante, il giocatore molto temuto dagli avversari, ha subito, abbiamo visto prima, tre falli in un minuto, tre falli anche abbastanza pesati. Questa la dice lunga su quanto gli avversari temano questo giocatore. Rimessa in gioco di Candelà, sta attaccando adesso il Bologna con Lima. Prova Lima il sinistro, lo ha respinto Assunção. Ancora Lima, palla fuori e rimessa in favore del Bologna. No, rimessa in favore della Roma, si era impossessato del pallone Tonetto, ma la rimessa è della Roma. Con le mani Cafu. Zebina. Salta Battistuta, però è stato anticipato, la palla finisce in fallo laterale, nonostante il colpo di testa è stato di Bia. La rimessa sarà in favore della Roma con Cafu. Totti, Candelà, Zanetti, ancora Candelà, buono il controllo, poi il pallone arriva sul fondo. Non ce l'ha fatta Candelà a rimetterlo in mezzo. È passato il primo quarto d'ora, una buona Roma, Sebino, ma anche un buon Bologna. Sì, una buona Roma, un buon Bologna. La Roma dovrebbe cercare di gestire meglio, di avere più pazienza, far girare di più la palla finché non si trova un buco, ammesso che si trovi chiaramente. In Bologna si sta difendendo molto molto bene. Bisogna avere pazienza in questa partita, non è semplice. Un Bologna ben messo in campo, asfissiante la marcatura, diciamo, quasi su Totti, e quindi una Roma che avrà vita dura. Cafu, controllo di Assunção seguito da Locatelli. Zanetti gira verso Candelà in controtempo, il pallone era troppo arretrato rispetto a Candelà che lo ha mandato in avanti, ma di fatto lo ha regalato a Pagliuca. Ecco il rinvio da parte del portiere del Bologna. Controllo di Falcone, palla lunga, finisce fuori nonostante il tentativo di Cruz. Lo seguivano comunque Samuel e Zago. In vantaggio le due milanesi, 1-0 per l'Inter a Reggio Calabria, 1-0 anche per il Milan contro il Vicenza. Zebina, Zago, malinteso con Totti, palla regalata al Bologna che sta per ripartire. Ecco la sponda fra Tonetto e Oliveira. Sul rilancio per Battistuta segnalato un fuorigioco dell'argentino. Ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Primi consigli di Capella a Battistuta: pressare di più e essere un po' più largo. Palla dentro per il Bologna, Cruz, Antonioli e poi Locatelli. Ancora Cruz, prova la girata. Questa è la più grande palla gol costruita finora ed è del Bologna. Mamma mia, che pericolo per la Roma. Bologna che ha fatto molto molto bene, è arrivato fino all'area giallorossa. Buonissimo il cross di Tonetto. Buonissimo colpo di testa di Cruz, forse un po' centrale, distinto, Antonioli ha rimesso lì la palla. E poi Locatelli non ce l'ha fatta e neanche Cruz. E neanche Cruz, tre palle sì, gol in una. Esatto, quindi Bologna pericolosissimo. Sul rinvio di Antonioli, ancora la squadra di Guidolin che sta mantenendo il possesso di palla con Brioschi. Castellini. Colpo di testa di Zago e Roma in avanti con Assunção. Cafu. Fermato Lima, Oliveira, Brioschi, lancio per Cruz,
duello con Samuel, alla meglio l'argentino della Roma, ma la rimessa è del Bologna. Protesta Samuel, inquadrato il guardalinea albanese, rivediamo. Ha torto Samuel, l'ultimo tocco è suo. Sì, sì, è giusta, rimessa laterale a favore del Bologna, la palla rimpallata sulla gamba di Samuel. Si avvicina Locatelli per ricevere il pallone, di nuovo in avanti il Bologna, e nuova rimessa laterale per la squadra di Guidolin. Al 20° del primo tempo, punteggio sempre di parità, 0-0 all'Olimpico. Anticipo di Assunção nei confronti di Cruz, nuovo fallo laterale per il Bologna, è pronto Brioschi. Poi con le mani Castellini, di nuovo Castellini, palla dentro, allontanata da Zebina. Assunção con decisione verso Battistuta, l'anticipo di Falcone fa finire il pallone in fallo laterale. La rimessa è della Roma con Cafu. Un errore di Zebina nel passaggio di ritorno a Cafu, la rimessa passa al Bologna, in avanti con Locatelli, Oliveira, va giù Oliveira, il fallo è di Zebina, punizione ancora per la squadra bolognese che attacca con Locatelli, Cruz, Locatelli, buon lavoro di Locatelli che si perde sul più bello e permette a Zanetti di far partire Battistuta, Totti. Totti seguito sempre da Olive, troppo corto il passaggio per Del Vecchio, Lima, c'è però fallo su Candelà, la punizione è della Roma. Il giocatore del Bologna ha preso sicuramente la palla, ma considerato gioco pericoloso, lo vediamo, punizione che l'arbitro poteva evitare di fischiare. Sta per battere Zago, Samuel. Zago, Candelà, lo disturba Locatelli, la rimessa del Bologna, dice Farina. La rimessa del Bologna. Locatelli che sta facendo molto molto bene questo primo scorcio di primo tempo, giocatore che sta dando una mano dietro, che cerca di portare a palla avanti, servire gli attaccanti Oliveira e Cruz, quindi buon inizio di partita per questo giocatore, si è messo anche in una posizione interessante di campo, quindi è difficile anche da marcare. C'è però una novità di formazione che non è stata assolutamente comunicata, sta giocando dal canto con il numero 17 e non sta giocando Falcone come esterno di sinistra della difesa 3 di Guidolin, tra l'altro dal canto era segnalato con il numero 23 e invece dal canto gioca e non c'è Falcone, suo tra l'altro di dal canto il secondo fallo commesso su Francesco Totti dopo quello che ha provocato l'ammonizione di Olive. Dal canto, ripetiamo, in campo con il numero 17 e non Falcone. La rimessa laterale intanto in favore del Bologna, anticipo su Locatelli, siamo a metà del primo tempo sul punteggio di 0-0. Deve essersi fatto male al momento di scendere in campo Falcone perché era nella formazione titolare diffusa proprio 5 minuti prima dell'inizio della partita. Locatelli, non si chiude la combinazione con Olive, la rimessa è in favore della Roma con le mani Candelà. Lungo il lancio per Del Vecchio, allontanato Bia. Oliveira, il lancio di Brioschi troppo lungo per tutti, palla fuori, pronto per la rimessa Antonioli, ancora 22 minuti da giocare nel primo tempo. Cafu, Zanetti, Zebina, non c'è nessuno però, troppo pretenzioso questo lancio, prova a tornare in avanti il Bologna fermato da Assunção. Lima dal canto, il lancio in avanti per Oliveira è troppo profondo, ha recuperato Walter Samuel. Zebina, Assunção,
malinteso con Candelà che scatena il contropiede del Bologna affidato a Brioschi. Locatelli, ancora Locatelli, arriva Del Vecchio a dare una mano, ruba il pallone a Locatelli, ha guadagnato la rimessa laterale, fermato Totti, suo l'ultimo tocco, adesso la rimessa è del Bologna. Sembra un po' in difficoltà la Roma, soprattutto con i due centrali di centrocampo, Assunção e Zanetti. Il Bologna in questo momento ha la meglio con i propri centrocampisti. Roma che ha difficoltà a ripartire, molto molto imprecisa come squadra. Battistuta non riesce a rifinire su Del Vecchio, riparte Lima, Brioschi, Locatelli. Va giù Locatelli e guadagna un calcio di punizione. Ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Capello ha chiesto a Zanetti ed Assunção di scambiarsi la posizione in mezzo al campo e chiede da loro soprattutto maggiore velocità nell'azione di impostazione. 0-0, forse dovranno anche far girare di più il pallone e attaccare con più pazienza nel tentativo di aprire questa squadra che è messa molto bene in campo. Sì, non ti dà la possibilità di giocare molto questo Bologna, però deve cercare assolutamente la Roma di essere più precisa e soprattutto con i due centrocampisti centrali che sono l'anima poi di questa squadra, o dovrebbero essere l'anima di questa squadra. Battistuta, Totti, il lancio è per Cafu, un altro pallone sprecato dalla Roma che lo regala al disimpegno di Dal Canto, all'indietro Lima, il lancio è di Olive. Lo scatto di Julio Cruz, si infila tra i centrali, Cruz, Antonioli, grande parata di Antonioli che ha rischiato anche sulla respinta di farsi sfuggire il pallone, seconda grande opportunità per la squadra di Guidolin. Sì, incredibile questa verticalizzazione, palla nel mezzo proprio dei due centrali difensivi della Roma, grandissima disattenzione chiaramente della difesa giallorossa, di nuovo Cruz, sempre lui come nell'occasione del colpo di testa. Bravo, tirato addosso Antonioli, ad Antonioli. Antonioli praticamente ha coperto tutto lo specchio della porta, è stato costretto il giocatore del Bologna a tirargli praticamente addosso. Qui è stato Locatelli a deviare il pallone fuori, Zebina per la rimessa in gioco, pallone che viaggia verso Assunção. Zago, ancora Zago, prova un tiraccio da fuori che Pagliuca para senza difficoltà, c'era stata una deviazione da parte di Olive. Sul rinvio ci sarà rimessa laterale per la Roma, quadrato Pagliuca, sta rimettendo in gioco Candelà, non trova nessuno, Totti all'indietro nella zona di Zebina. Totti, Cafu, Battistuta, Zanetti, preciso il pallone per Del Vecchio, Pagliuca con i piedi, Battistuta si era avventato sul pallone, Pagliuca lo ha anticipato. Di nuovo la Roma con Zanetti. Buona l'apertura per Cafu. Ancora Cafu fermato dal recupero in calcio d'angolo di Tonetto. Calcio d'angolo numero 2 per la Roma. Bravo Cafu a andare in profondità, è stato servito molto bene da Zanetti, un calcio d'angolo conquistato per la Roma. Lo spiovente di Cafu dalla bandierina, di testa Samuel, palla dentro, Battistuta non se ne accorge, però c'era stato un intervento su Del Vecchio a centro area che si sta lamentando con Farina. Sì, c'è stata una spinta su Del Vecchio che sembrava notevole, qua la rivediamo. Sì, netta spinta di Dal Canto su Del Vecchio, sembra rigore. Sì, questo braccio di Dal Canto troppo sulla schiena di Del Vecchio, la palla è sbucata fuori, passata in mezzo alle gambe di Battistuta e quindi l'azione è sfumata. Una spinta di Dal Canto a Del Vecchio, sembrava un intervento degno del rigore, Farina che è piazzato sempre molto vicino all'azione ha fatto continuare, ancora Del Vecchio, fermato Del Vecchio, prova a ripartire Oliveira, Cruz, giocherella col pallone Cruz, Olive, Lima, Dal Canto. Ancora Dal Canto, giù sull'intervento di Zanetti, calcio di punizione in favore del Bologna, ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo, sempre 0-0 all'Olimpico.
battuto Lima. Cruz si ostacola con Oliveira e adesso Cafu può liberare. Fermato Totti, il fallo è di Olive, che davvero non concede neanche un metro di libertà a Francesco Totti. E ormai gli si è appiccicato addosso. Ha battuto Totti, Del Vecchio, leggermente troppo lungo il pallone che schizza via, l'erba è bagnata, anche se il campo ha tenuto benissimo, ma c'è stato un vero e proprio acquazzone nelle due ore che hanno preceduto la partita e anche nella giornata di ieri. Roma è stata visitata da tantissima pioggia. Rimessa dal fondo di Pagliuca, entriamo nel quarto d'ora finale del primo tempo, 0-0 all'Olimpico. Qualche istante fa una spinta sospetta di dal canto a Del Vecchio, mentre il Bologna aveva avuto due grandi occasioni in precedenza per passare in vantaggio. Samuel, fermato Zanetti, Lima, Locatelli, lo scatto di Lima, posizione di ala sinistra, insiste Lima, prova a saltare Zebina, ci riesce ma ha commesso fallo. Fallo di Lima su Zebina. Forse ha ragione l'arbitro Farina, si è allungato la palla, Lima ha preso per la maglia Zebina. No, forse si è inciampato sulle sue gambe. Un altro pallone buttato in avanti, primi fischi per la Roma all'Olimpico. Sì, la Roma ha poca circolazione di palla, difficoltà anche per merito di questo Bologna. Bologna che invece giostra discretamente col pallone. Roma un po' in difficoltà. Come so fallo Julio Cruz, il calcio di punizione è in favore della squadra di Fabio Capello. Quadrato l'argentino che è stato prelevato dal Feyenoord, squadra olandese. Candelà. Totti. Ancora Candelà. Battistuta. Zanetti. Lancio per Cafu, fuori gioco. Si è alzata subito la bandierina del guardalinea Ivaldi. Fuori gioco di Cafu. E calcio di punizione in favore del Bologna. 14 minuti alla fine del primo tempo. E comunque Roma pericolosissima se ci sono chiaramente gli inserimenti continui da parte di Candelà e Cafu. Ha battuto Pagliuca, il colpo di testa è di Candelà, palla troppo lunga però per Battistuta, tocco all'indietro di Tonetto, il rinvio di Pagliuca mentre Battistuta chiamava il pressing dei suoi compagni di squadra. Oliveira con Samuel, alla fine la deviazione in fallo laterale è di Cafu, la rimessa è del Bologna. Tonetto, Locatelli, ancora Tonetto, Lima, di testa Samuel, Marcos Assunção. Può andarsene Totti, finalmente un paio di metri di libertà da parte di Olive, Totti si allunga il pallone, ancora Totti, calcio di punizione. Calcio di punizione in favore della Roma. Stiamo rivedendo il fallo che è di Castellini. Una volta tanto non è Olive che ferma irregolarmente Francesco Totti, fallo di Castellini, punizione da posizione interessante, zona Battistuta. Ascoltiamo Angelo Mangiante. Toccato dal quinto uomo, ha detto non era assolutamente fallo. Punizione in favore della Roma, sta per battere Battistuta. 32 minuti e mezzo del primo tempo. Tutto il Bologna a difesa dell'area di rigore di Pagliuca. Parte, anzi si allontana Assunção, tutto pronto, parte Battistuta, ha respinto la barriera. Secondo tiro verso la porta di Pagliuca di Gabriel Battistuta. Il lancio di Zago, Cafu, Totti mette dentro, allontanato Brioschi. Può ripartire Locatelli. Locatelli, lo scatto di Cruz, anticipo di Zebina che riscuote applausi meritati. Sì, bravo Locatelli, poteva aspettare un secondo di più, avrebbe preso migliore velocità a Cruz e quindi poteva diventare molto molto interessante questa azione per il Bologna. Cross di Lima, Antonioli stava uscendo, ci ripensa Candelà, difende il pallone e lo affida a Samuel. Assunção, va giù Assunção, calcio di punizione, fallo di Locatelli.
fallo per la Roma, ma è quello che non dovrebbero fare però i centrocampisti della Roma, portare così palla. Si sacrificano molto gli attaccanti del Bologna, perdere palla lì è una zona pericolosissima del campo. Stanno vincendo in Serie A Milan, Parma, Lecce e Inter, ha conquistato i primi tre punti in assoluto la Juventus grazie all'anticipo di ieri sera al San Paolo. La Roma pareggia con il Bologna 0-0 a 11 minuti dall'intervallo. Zanetti, parabola lunga verso Del Vecchio, ancora Del Vecchio, il suo colpo di testa ha fatto restare lì il pallone, ancora Del Vecchio che prova a mettere in mezzo. Si è visto poco finora Del Vecchio. Sì, si è visto poco, ma perché tutta la squadra sta secondo me facendo non moltissimo, lui è defilato a sinistra, non gli stanno arrivando palloni chiaramente giocabili, questa palla in area ha cercato di colpire di testa, la palla è rimasta sul suo piede, cercato di girare in mezzo all'area, ha calciato male. Comunque sì, è un Del Vecchio, che sicuramente fino adesso ha fatto pochino. Ancora un fallo su Francesco Totti che si lamenta con Farina per il trattamento che gli sta riservando Renato Olive. Ecco qui l'intervento di Olive su Francesco Totti, il calcio di punizione è in favore della Roma, lo sta per battere Samuel. Anticipato Battistuta, la palla era troppo alta, Cafu, spinta di Cafu e adesso la punizione del Bologna. Ultimi 10 minuti prima dell'intervallo, parità all'Olimpico, 0-0, sta per battere la punizione Pagliuca. Ancora Samuel, sta disputando un buon primo tempo l'argentino, sul lancio in avanti allontana dal canto Zebina di testa, la rimessa sarà del Bologna. Tonetto è già pronto. Lima, ancora un fallo laterale per la squadra di Guidolin dopo la deviazione di Cafu, ancora Tonetto dal canto, buon contrasto di Totti, poi il colpo di testa di Bia, Cafu dal canto, fallo di Cruz, torna il calcio di punizione alla Roma, fallo di Cruz su Zebina, ha già battuto Samuel verso Zago, Candelà. Candelà verso Battistuta che mette giù, arriva Totti, poi Cafu. Cafu chiama il pallone Battistuta, alla fine Castellini lo allontana in mezzo a Battistuta e a Del Vecchio. La rimessa con le mani è di Cafu. Zanetti. Cafu. Totti. Zanetti. Assunção. Zago. Il pallone in aria, c'è fuori gioco di Cafu, netto. E alla fine la Roma è costretta a cercare queste palle verticali o fare il cross da tre quarti campo cercando possibilmente Battistuta. È difficile superare oggi questo Bologna, almeno fino a questo minuto della partita. Si va a cacciare in un imbuto la Roma e non riesce ad uscirne, anche perché il Bologna è sistemato molto bene in campo. Sì. Adesso attacca Cruz. Ancora Cruz, non riesce però a saltare Zago, uno dei giocatori più discussi in questa prima parte della stagione, ma finora uno dei più avanti come preparazione. Zanetti, non si chiude il triangolo con Totti ma recupera Cafu. Scivolata da parte di Lima, il pallone torna a Cafu dopo il buon disimpegno di Samuel. Cafu, Totti. Candelà, Totti, quasi in zona tiro, prova Totti, Pagliuca. Bravo Totti, è riuscito a liberarsi dalla sua marcatura, dalla marcatura di Olive, ha cercato subito il tiro, ha tenuto molto bene bassa la palla, parata non difficilissima di Pagliuca. Sul rinvio dell'ex portiere della nazionale torna in avanti il Bologna con Oliveira. Colpo di tacco per sbarcare Tonetto in posizione di ala sinistra. Tonetto per Locatelli, Locatelli va giù e poi trova il fondo campo e c'è una discussione accesa con Zago che poi per fortuna finisce subito in una stretta di mano. Sì, si sono trovati quasi a rimbalzare sui cartelloni pubblicitari. Sì, si sono spinti tutte e due, sono andati a finire tutte e due contro i cartelloni pubblicitari. Insomma, si sono dati subito la mano, pace fatta, va bene così.
Abbiamo rivisto il singolare balletto tra Cafu e Zago, mentre rimane a terra un giocatore della Roma e interviene Farina per interrompere il gioco. A terra Cristiano Zanetti. Ecco qua il contrasto con Oliveira. Sì, un braccio alzato di Oliveira, probabilmente ha colpito al volto Zanetti e l'arbitro Farina ha interrotto subito il gioco. Ancora una ripetizione, contrasto tra Oliveira e Zanetti. Si sta riavendo dall'infortunio, ma noi andiamo da Angelo Mangiante a bordo campo. Sì Massimo, proprio in questo momento Batistuta si è avvicinato a Capello, ha detto sento dolore, riferendosi al ginocchio. È in arrivo dunque la sostituzione per Gabriel Batistuta, che alla sua prima con la Roma sta accusando di nuovo problemi al tendine rotuleo del ginocchio, ed è nell'aria dunque il cambio con Vincenzo Montella. Intanto è stato fischiato un calcio di punizione in favore della squadra di Capello, che può tornare in avanti con Assunção. Zago non controlla il pallone Totti, ma arriva ancora Zago, anticipato Batistuta, che in effetti a volte sembra un po' legato, non ha la facilità dello scatto che gli è consueta. Sì, probabilmente gli dà fastidio questo ginocchio, questo tendine. Sappiamo, almeno io so per esperienza, che il tendine rotuleo quando fa male non ti impedisce praticamente di fare tutti i movimenti. È fastidiosissimo, peccato perché la testata per la Roma è un giocatore importantissimo. Soffrire ancora la prima di campionato di questo benedetto ginocchio, insomma, per la Roma è un guaio, anche se il sostituto Vincenzo Montella è un giocatore che, insomma, negli ultimi anni credo che nessuno abbia fatto più gol di lui, quindi la Roma può stare tranquilla, se vogliamo, sotto questo punto di vista. Batistuta si lamenta per un intervento di dal canto su di lui, in realtà il pallone era ingovernabile e adesso Bia lo fa viaggiare ancora in direzione di dal canto. Non si sta ancora scaldando con Vincenzo Montella. Interviene Samuel, ora Samuel, Zanetti, Zebinà, Zago, stava arrivando Locatelli, è riuscito con un attimo di anticipo e qualche brivido a toccare verso Candelà. Candelà, subito una sventagliata in avanti per Cafu, però questi palloni risultano spesso ingiocabili. Se non è la prima volta che Candelà cerca questo lancio o sull'esterno o nel centro dell'area, ma chiaramente spalle rivolte alla porta, è difficile per la Roma giocare questi palloni, che sono sempre a favore chiaramente dei difensori. Roma che ha difficoltà nella gestione della palla, nel possesso di palla. Lima in avanti, buona combinazione con Oliveira, ancora Lima, saltato Samuel, Lima che prova sul secondo palo, Locatelli che lascia spazio all'avanzata di un compagno, grande risposta di Antonioli, tiro di Brioschi e grande risposta di Antonioli, finora uno dei migliori in campo. Mentre al contrario il Bologna fa girare molto molto bene palla, si inserisce sugli esterni molto bene, qua rivediamo il tiro, ben posizionato Antonioli che ha messo la palla in calcio d'angolo, ma Roma e Bologna di nuovo molto molto pericoloso. In parità gli angoli 2-2, come pure il conto dei gol 0-0, pallone allontanato da Batistuta che va a dare una mano addirittura in difesa, poi uno scivolone di Castellini che è costretto a commettere fallo su Totti. Chiede il cartellino giallo Totti per l'avversario, non ha tutti i torti perché Totti se n'era andato anche se era ancora nella sua metà campo. Eccolo qua il fallo di Castellini su Totti. Anche lui si è appoggiato un pochino prima al difensore del Bologna, comunque punizione giusta per la Roma. Batistuta, fermato il fraseggio dei giocatori della Roma da Lima. Adesso parte Oliveira, chiude molto bene Zago. E per la rimessa in favore del Bologna si sta avvicinando Max Tonetto. Oliveira, fallo di Zago. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo, 2 minuti più recupero. Parità all'Olimpico, Roma in difficoltà, Bologna più sciolto e più intraprendente. Mentre sta per battere questo calcio di punizione Oliveira. Sentiamo velocemente Angelo Mangiante. Vuole questo schema Guidolin, Tonetto, Locatelli, ha fatto allontanare Oliveira dalla punizione.
Antonioli è andato a fermare il pallone in mezzo a tante maglie bianche e adesso la Roma riparte con Zanetti. Palla dentro di Zanetti per Totti, buon passaggio e arriva Pagliuca prima di Totti. Peccato, su campo asciutto questo sarebbe stato sicuramente un'azione da gol, probabilmente un gol in pallonetto, ma la palla è schizzata via su campo bagnato. Tonetto sta attaccando sulla fascia sinistra, Locatelli. Locatelli, seguito da Cafu, ancora Locatelli, Cruz, Locatelli è stato fermato da Samuel. Adesso è Locatelli che vuole il cartellino giallo per il difensore argentino e invece ottiene solo il calcio di punizione. E qua la munizione secondo me ci stava tutto, molto bravo Locatelli a saltare un paio di uomini, a chiedere l'1-2 per entrare dentro l'area di rigore. Sì. Questa chiaramente è una munizione. Fallo da ammonizione di Samuel, perdonato dall'arbitro Farina. Finora l'unico ammonito è Olive per un fallo su Francesco Totti. Punizione pericolosa perché da lì uno come Oliveira è bravo a far girare il pallone. Sì, cartellino posizione... giallo per Cafu. Ammonito Cafu. Ammonito Cafu perché non si piazzava a distanza regolamentare. Sì, punizione interessante, da posizione molto molto interessante. Staremo a vedere sulla palla Oliveira e Cruz. Vedremo chi dei due calcerà. Oliveira fuori. Buona, discreta la potenza, però troppo alta. È scaduto il tempo regolamentare, entriamo nei due minuti di recupero decisi da Farina e osserviamo la rimessa dal fondo di Antonioli. Lima di testa anche Samuel. Fermato Battistuta che continua a rimanere in campo nonostante si sia lamentato già da 6 minuti delle sue precarie condizioni fisiche. A me rimane qualche dubbio sull'opportunità di far entrare in campo un giocatore che ha problemi al ginocchio piuttosto che un attaccante che sta bene e che tra l'altro attraversa un ottimo momento di forma come Montella. Sì, io pensavo che Montella già si scaldasse, non lo vedo ancora fare esercizi di riscaldamento, ma se un giocatore si avvicina alla panchina chiedendo la sua situazione, almeno dicendo di non stare bene, insomma è inevitabile che si operi subito un cambio. Ci sono 15 minuti chiaramente a disposizione per Montella per riscaldarsi. Penso che Battistuta abbia detto a Capello di farcela fino alla fine del primo tempo. Chiaramente Cafu dolorante dopo l'intervento di Oliveira, calcio di punizione in favore della Roma, è già trascorso il primo dei 2 minuti di recupero. Blocco centroaria, Assunção, Battistuta, rete! E questa è Battistuta, eh? 1-0! 1-0, la Roma è passata in vantaggio. Però Totti, è Totti, sembra. Totti ha bruciato sul tempo anche Battistuta. A 30 secondi dallo scadere del recupero, 1-0 per la Roma. Francesco Totti e la Roma è passata in vantaggio. Possiamo dire non ce ne vogliano, probabilmente immeritatamente, però questo è il gioco del calcio. Aveva giocato meglio il Bologna, ma Francesco Totti con il suo gol numero 44 in Serie A ha colpito proprio alla fine del recupero. Eccoli qua, quasi attaccati, Totti e Battistuta, e Totti salta in mezzo a 2 difensori del Bologna bruciando Pagliuca. 3 volte che Olive si dimentica di Totti, è sempre stato molto molto pericoloso, qua ha fatto gol. Rivediamo il calcio di punizione con la schiacciata vincente del capitano Francesco Totti, Roma 1, Bologna 0. Pagliuca immobile, chiaramente non poteva farci niente su questo colpo di testa del capitano giallorosso. Roma si può dire anche abbastanza fortunata, quasi a tempo scaduto perché l'arbitro ha fischiato in questo momento, si ritrova in vantaggio in una partita molto molto difficile. Roma 1, Bologna 0, Battistuta è il primo ad abbandonare il terreno di gioco, è probabile che non tornerà in campo per il secondo tempo, ma vedremo quali saranno le decisioni di Fabio Capello. Per il momento all'intervallo la Roma va in vantaggio con il gol di testa di Francesco Totti, che ha cominciato la stagione nel migliore dei modi. Nonostante una marcatura asfissiante di Renato Olive, Totti è riuscito a trovare il guizzo vincente, eccolo qua in mezzo a 2 difensori del Bologna che lo trattengono in tutti i modi possibili e immaginabili. Alla fine Totti supera nello stacco Castellini e mette dentro il pallone del vantaggio. Roma 1, Bologna 0, noi siamo pronti a dare un'occhiata anche al riassunto statistico del primo tempo e poi chiuderemo questo collegamento per riaprirlo all'inizio del secondo tempo. Ecco qui il riassunto statistico: nel possesso di palla meglio la squadra di Guidolin, in equilibrio il numero dei tiri in porta,
ma le differenze in partite così equilibrate le fanno i grandi campioni, e Francesco Totti è riuscito a trovare l'acuto dell'1-0 proprio a 30 secondi dallo scadere del recupero. È tutto per il momento, linea alla regia, torneremo tra poco per il secondo tempo di Roma-Bologna. Stanno rientrando in campo le squadre, vediamo un po', nel Bologna non dovrebbero esserci novità, ce n'è stata una imprevista proprio dell'ultimo istante e non comunicata, la presenza di Dal Canto numero 17 al posto di Falcone, che deve aver accusato un problema negli spogliatoi poco prima di entrare sul terreno di gioco. Avete visto uno striscione che chiedeva ai giocatori della Roma grinta, coraggio e maggiore intraprendenza. Stanno rientrando anche i giocatori della Roma, naturalmente la grande curiosità è vedere se c'è ancora Gabriel Batistuta. Per il momento sono rientrati sul terreno di gioco Zebinà, Del Vecchio, Candelà, Cristiano Zanetti con il numero 4, ovviamente il portiere Antonioli, i due brasiliani Cafu e Zago, c'è Francesco Totti, capitano che sta garantendo il successo con la sua rete, c'è Samuel e rientra anche Gabriel Batistuta. Rientra Gabriel Batistuta, ci sono a questo punto tutti tranne Assunção. Esatto, Tomasi al posto di Assunção. Tomasi è in campo al posto di Marcos Assunção, e dobbiamo dire la verità, non ha brillato il brasiliano in mezzo al campo, proprio per la difficoltà a far gioco, ricade soprattutto sulle sue spalle. Sì, prova insufficiente da parte del brasiliano. Tomasi cercherà di dare un pochino di vivacità, andrà a caccia del pallone, a recuperare più palloni ai centrocampisti bolognesi. Questo sì, può essere una sostituzione giusta. Stretta di mano tra i milanesi Brioschi e Del Vecchio, che saranno avversari in questo secondo tempo, e dunque ripresa che comincia con un cambio effettuato da Fabio Capello. Damiano Tommasi al posto di Marcos Assunção, subito il primo pallone per Tommasi che fa viaggiare sulla destra Cafu, insiste Cafu, bravissimo a liberarsi di un avversario, poi scivola nel momento in cui doveva puntare verso il cuore dell'area di rigore e viene fermato. Può ripartire il Bologna, che non ha effettuato sostituzioni, che dunque si ripresenta con Pagliuca tra i pali, Dal Canto, Bia e Castellini in difesa, Brioschi, Olive, Lima e Tonetto a centrocampo, Locatelli a fare da rifinitore per le punte, Cruz e Oliveira. Per la Roma dunque Antonioli tra i pali, Zebinà, Zago e Samuel in difesa, Cafu, Tommasi, Cristiano Zanetti e Candelà a centrocampo, e poi Totti dietro gli attaccanti Batistuta e Del Vecchio. Continua a stare in panchina Vincenzo Montella. In avanti Zebinà, Tommasi, Zanetti, anticipo di Brioschi su Candelà, riparte Oliveira, adesso Lima, buon primo tempo anche di Francisco Lima, che si era messo l'anno scorso in evidenza nelle file del Lecce. Julio Cruz ha liberato Zago e con eleganza esce Zebinà, 22 anni, ex difensore del Cagliari. Totti, Zanetti, Candelà, ancora Totti, ancora Zanetti, passaggio di ritorno, arriva Candelà, ancora Candelà, chiuso in calcio d'angolo dalla scivolata di Bia. Bravo Candelà. Coraggiosi i due esterni, Cafu e Candelà in sì, questo bravo Candelà a inserirsi, molto bravo Zanetti a verticalizzare per lui, calcio d'angolo per la Roma. Ancora Candelà che mette in mezzo, poteva essere un buon pallone ma nessuno è andato a colpire a centro area. Prova a ripartire Lima, ruba il pallone Del Vecchio, subito a sinistra per Totti, si sta liberando in area Battistuta, ancora Totti, Pagliuca. Sarebbe stato un gol da applausi a scena aperta. Bravissimo Totti, che è rimasto su questa fascia sinistra sotto la tribuna Montemario dopo il calcio d'angolo. La Roma è rientrata subito in possesso di palla, bravo Del Vecchio a servire Totti, azione personale, ha scaricato il destro però troppo centrale, Pagliuca è riuscito a respingere. Deve essersi fatto sentire negli spogliatoi Capello, perché questa è una Roma che ha il pepe addosso in questo inizio di secondo tempo, e adesso batte l'angolo numero 4 con Totti, ha parato Pagliuca. 4-2 i calci d'angolo in favore della squadra di Capello, 1-0 il conto dei gol. Francesco Totti a bersaglio poco prima che Farina mandasse le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. La rimessa in gioco è di Candelà. Totti, Candelà, si libera Zanetti, lo attende Castellini, ancora Zanetti, va giù, fallo di Olive, giocatore ammonito insieme a Cafu.
due cartellini gialli nel corso del primo tempo per Olive e Cafu. E qui stiamo rivedendo il fallo di Renato Olive su Cafu. Candelà, Totti, dentro per Candelà, palla in mezzo, anticipato Battistuta, arriva Tommasi, non ce la fa a servire Zanetti, riparte ancora il Bologna con il lancio di Olive per Lima, che però è nella zona di Zago. Un'altra buona azione della Roma, sempre qua a sinistra. Totti, quando gli si lascia un metro di troppo, è sempre, sempre pericoloso. Dribbling da brividi di Zago su Locatelli, palla allargata sulla destra verso Cafu. Sventagliata in avanti di Zago, Brioschi, il duello con Totti, ha toccato Brioschi, all'indietro per Pagliuca, il rinvio con i piedi del portiere del Bologna nella zona di Zanetti. Lima, Tommasi, duello con Lima, fallo di Tommasi, calcio di punizione in favore della squadra di Guidolin, quinto minuto del secondo tempo interessante da come si è cominciata, e Roma sempre in vantaggio per 1-0. Locatelli, in avanti Castellini, ha fermato Tommasi ma ha recuperato Locatelli, poi Lima, troppo lungo il pallone per Brioschi, non ce la fa a tenerlo in campo l'ex veneziano. La rimessa è della Roma. Avete visto inquadrato Guidolin in svantaggio per 4-2 nelle precedenti esibizioni contro Capello. Totti, Del Vecchio in lotta con Castellini, disimpegno di Bia, mette giù Candelà, Zanetti alza verso Totti, subito in avanti, c'è stato un fallo di mano, arriva il cartellino giallo per Giovanni, no, per Dal Canto, ammonito Dal Canto. Sì, giustissima questa ammonizione, ha interrotto praticamente l'azione della Roma, molto molto pericolosa, colpendo volontariamente con la mano. Tre nomi sulla lista dei cattivi dell'arbitro Farina sono quelli di Olive e Dal Canto per il Bologna, di Cafu per la Roma. Punizione affidata a Zanetti. Se c'è la chiara occasione da gol, ci sta anche il cartellino rosso. Sì, qua Battistuta sta andando verso la porta, quindi Candelà prova a mettere in mezzo, allontana Brioschi, Totti indemoniato su Brioschi, c'è rimessa dal fondo per la squadra di Guidolin. E Roma che comunque, scusa Massimo, ha cominciato come abbiamo visto in questi pochi minuti, in maniera molto molto diversa. Bologna che ha più difficoltà nella gestione della palla, come invece aveva fatto nel primo tempo. Per la Roma è suonata la sveglia negli spogliatoi, ha cominciato a giocare nel secondo tempo. Sì, Capello si sarà fatto sentire sicuramente, ma anche i giocatori si sono resi conto che il primo tempo non è stato un buon primo tempo da loro disputato. In panchina per la Roma, oltre al secondo portiere Lupatelli, ci sono Aldair, Montella, Tommasi è entrato, Balbo, Rinaldi e Ghigù. Per il Bologna Roccati, Signori, Goretti, Cipriani, Binotto e Nicolò Galli, 17 anni, figlio dell'ex portiere di Fiorentina, Milan e nazionale italiana Giovanni Galli. Rinvio da parte di Bia. Adesso il controllo di Candelà, interviene Lima, Brioschi, rinviato nella zona di Zago, sta per partire la Roma con Tommasi, il break è di Locatelli, lancio di Lima, Samuel di testa, Zanetti, ancora Samuel, Candelà, può partire Zanetti, Totti braccato da avversari, ottimo il colpo di tacco che smarca Zanetti, poi Tommasi, applausi a scena aperta per Francesco Totti. Battistuta lancia il duello in velocità con Castellini, lo ferma in fallo laterale, ascoltiamo Massimo. Angelo Mangiante da bordo campo. Sì Massimo, intanto Signori ha iniziato a scaldarsi, e le disposizioni di Guidolin, ha chiesto a Brioschi di stare più attaccato a Totti e poi a Tonetto di stare più largo sulla sinistra. Il boato che avrete ascoltato in sottofondo è per il secondo gol della Regina, che capovolge la situazione. Perdeva 1-0 con l'Inter al Granillo, sta vincendo per 2-1, la seconda rete è firmata Marazzina. Ma seguiamo l'attacco della Roma con Zanetti, fermato da Olive, Locatelli. In avanti Olive, fermato Oliveira, il fallo è di Antonio Carlos Zago. Oliveira voleva l'ammonizione del brasiliano. Sì, fallo da dietro...
Poi rivediamo il colpo di tacco di Totti che ha smarcato molto bene Zanetti. E ha infiammato l'Olimpico. Una finezza da fuori classe, Francesco Totti, autore del gol con cui la Roma sta conducendo sul Bologna per 1-0. Adesso il fallo è di Marco Del Vecchio su Castellini, punizione in favore del Bologna, problemi per Castellini, mentre vedete inquadrato Beppe Signori che sta per entrare sul terreno di gioco dell'Olimpico, il suo stadio per tanti anni con la maglia della Lazio. Intanto Samuele allontana, Zanetti perfeziona per Totti, stava per partire Del Vecchio, intervento sul piede d'appoggio di Totti ma regolare, interviene Candelà, Olive, Zago in anticipo su Cruz, poi Zago insuperabile anche nei confronti di Locatelli ma sbaglia Zanetti regalando il pallone a Bia, di nuovo il Bologna in avanti, fuori gioco di Oliveira. È diventata una partita scoppiettante e molto intensa nel ritmo. Sì, c'è molta anche più attenzione da parte dei difensori della Roma, cosa che non è successa nel primo tempo, e questa ricerca di Zanetti sempre dalla verticalizzazione che potrebbe alla lunga diventare molto molto importante per la Roma, perché il Bologna si sta aprendo un pochino troppo. Nella puntuale inquadratura che ci ha riproposto Angelo Carosi in regia abbiamo rivisto il fuorigioco di Oliveira, mentre il Bologna ha recuperato un altro pallone con Lima dal canto. Locatelli va giù, fallo di Zanetti, punizione che spetta al Bologna. Buona partita di Thomas Locatelli, il Bologna gioca bene fino all'area di rigore di Antonioli, poi si smarrisce. Sì, in questo primo tempo è così, stanno giocando bene come nel primo tempo, però in questo secondo tempo hanno più difficoltà ad andare verso la porta di Antonioli. Oliveira non controlla, Antonioli non ha problemi. Sono passati i primi 10 minuti del secondo tempo, Roma sempre in vantaggio grazie a Totti, rilancio per Battistuta anticipato dal colpo di testa di Dal Canto, poi Tommasi, buon lavoro di Tommasi, Zanetti, via libera per Tommasi, assiste Tommasi, Totti dentro per Del Vecchio, Del Vecchio ha perso l'attimo buono per il tiro, poi calcia precipitosamente contro i cartelloni pubblicitari e Pagliuca sta andando a rimettere il pallone dal fondo. Quadrato Francesco Totti, buona apertura, Del Vecchio ha avuto per un attimo la possibilità di calciare in porta in diagonale. Sì, dopo il primo tocco avrebbe potuto subito calciare, poi col suo piede, col sinistro, ha pensato di fare un altro tocco lungo per poi rimettere la palla dentro. Lancio per Cruz, Candelà ha alzato il pallone che poi l'argentino regala a Tommasi, fallo di Julio Cruz, punizione per la Roma. Tommasi sta dando sostanza al centrocampo. È cambiato subito, si è visto subito. Tommasi, giocatore più pronto, più rapido, più vivace, va a caccia, va a aiutare compagni in difficoltà, recupera bene palla. È cambiato qualcosa nel centrocampo della Roma. Antonioli, fallo di Totti su Olive stavolta. E Lima fa ripartire Oliveira. Poi un buon anticipo di Samuel. La palla è passata, un fallo laterale, continua la stessa disposizione tattica difensiva del primo tempo da parte della Roma con Zebina sulla destra, Samuel centrale e Zago a sinistra. Il cross è innocuo per la difesa della Roma che allontana il pallone con Candelà. Del Vecchio, fallo su Del Vecchio, si continua per il vantaggio, poi arriva il fischio di Farina. Non si è concretizzato il vantaggio dopo il fallo di Olive su Del Vecchio. Tommasi, Totti, Zebina, Cafu, si fa vedere Zanetti, posizione centrale, Battistuta non riesce lo scambio, palla che però Totti ha rubato ai bolognesi, rilanciata in avanti verso Oliveira, fallo di Samuel, arriva il cartellino giallo anche per l'argentino Walter Samuel, cercava di scappare Walter Samuel ma Farina gli ha già preso la targa, ammonito Samuel, anche questa è una ammonizione giusta ed era stato risparmiato nel primo tempo. Sì, giusto, bravo, bravissimo, nel primo tempo ci aveva provato di nuovo a prendere l'ammonizione, sempre falli da dietro, molto ingenuo, una palla difficile da controllare questa per Oliveira. Fallo da evitare questo, a metà sì, campo, esatto. Non ce n'era assolutamente bisogno. Samuel, quarto nome nella lista dei cattivi di Farina, dopo quelli di Olive, Cafu e Dal Canto. Si lotta a metà campo ed esce, palla al piede, Francesco Totti, situazione favorevole alla Roma, 4 contro 3, attacca Totti, prova Totti, destro, fuori. C'era Del Vecchio solo soletto a sinistra, ma Totti da lì ha provato a tirare. C'era Del Vecchio che si stava liberando a sinistra, Battistuta ha fatto un buon movimento a destra, la difesa del Bologna si è schiacciata, ha portato Totti fino al limite dell'area, ha pensato bene di tirare.
Buona occasione per il 2-0, ma il tiro di Totti è finito fuori e adesso parte Julio Cruz, servito da Oliveira, fermato da Zago, Cruz, poi Candelà, Tommasi, Antonioli. Il rinvio nella zona di Francesco Totti che sposta per Del Vecchio. Ancora Del Vecchio va a cercare il dribbling su Lima e alla fine perde il pallone, giocato da Castellini all'indietro verso Pagliuca. Ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Sì, Capello ha invitato Candelà a stare più coperto a sostegno di Samuel, creando in pratica una linea difensiva a 4 quando il Bologna si riversa in avanti. 2-0 per l'Udinese sul Brescia, il raddoppio è di Iaquinta, aveva segnato un bellissimo gol in sforbiciata l'argentino Sosa e adesso attacca Battistuta, trattenuto da dal canto, non c'è fallo, dice Farina. E Pagliuca ha subito rilanciato il gioco dei suoi verso Lima. Ancora Lima, fermato da Zebinà, Totti dal canto, si era allungato il pallone Totti, del canto ha spazzato con decisione, colpo di testa di Candelà nella zona di Castellini. Oliveira con Zago che gli sposta il pallone concedendogli solo una rimessa laterale già effettuata da Castellini verso Locatelli. Locatelli riesce a saltare Candelà, può andare al cross Brioschi, troppo lungo però, a centro area, contatto tra Cruz e Zebinà, si lamenta l'argentino, Farina gli fa cenno di rialzarsi. Sì, questa è una buona occasione per il Bologna, ha sbagliato il cross e poi contatto in aria Zebinà e Cruz che non abbiamo visto bene, abbiamo visto solo il giocatore del Bologna che si è lamentato, ma probabilmente gli estremi per una qualsiasi punizione non c'erano. Anche perché il pallone era molto lungo, qui Bia va a giocarlo all'indietro verso Pagliuca, il cross era molto lungo, ingovernabile per l'attaccante argentino Julio Cruz, fallo di Zanetti. E punizione che spetta al Bologna. Ancora mezz'ora da giocare, 1-0 per la Roma, sta decidendo il gol di Francesco Totti che ha segnato di testa la sua 44esima rete in Serie A. Oliveira, fallo su Oliveira, fallo di Zago, punizione per il Bologna. Bravo Oliveira, sta giocando una buonissima partita, ma anche Zago, devo dire, si stanno fronteggiando molto bene. Zago forse è più pronto dei difensori, i difensori giallorossi, e Oliveira è quello che sta facendo di più della coppia degli attaccanti del Bologna, dove si sta muovendo tantissimo e sta mettendo in seria difficoltà la difesa giallorossa. Si è rialzato Oliveira, ancora non è entrato Beppe Signori, calcio di punizione in favore del Bologna, sul pallone c'è il brasiliano Lima. Tornato in sesto Lulu Oliveira, tutto pronto, parte Lima, pallone respinto dalla barriera, è una delle novità regolamentari di questa inizio campionato, mentre c'è il fallo su Tommasi che però si rialza e vola via. Ancora Tommasi, palla dentro per Cafu, cross di Cafu, Battistuta, goal. Rete, 2-0, la Roma ha raddoppiato. Battistuta sull'uscita di Pagliuca, c'è stato un grande pasticcio difensivo. Battistuta 2-0 per la Roma. Siamo curiosi di rivedere come e se l'ha toccata. 2-0 comunque è la cosa più importante per la squadra di Fabio Capello che si porta sul doppio vantaggio. Ecco qua lo spiovente. La prendo io, la prendi tu, non l'ha preso nessuno dei due, né Pagliuca e nel proprio difensore. Battistuta accompagna il pallone dentro, ma deve esserci stata una deviazione. Sì. Tocca con il braccio Castellini. Sì. Autogol di Castellini. Battistuta fa di tutto per raggiungere quel pallone che stava infilandosi in fondo alla rete, ma non ce la fa. Autogol di Castellini, anche se sul tabellone dell'Olimpico c'è il nome di Battistuta. Il tocco però è stato dell'ex difensore del Parma che ha infilato la sua porta. Io darei grande merito a questo gol chiaramente a Tommasi, che dà una punizione a sfavore della Roma quasi al limite dell'area. Qua c'è un fuorigioco di Del Vecchio, tanto sul servizio di Battistuta. Dicevo, darei grande merito a Tommasi che è andato a caccia, ha recuperato palla, ha subito fallo, è riuscito a stare in piedi, a servire questa bellissima palla a Cafu.
e dal cross di Cafu poi è nato il gol. Pasticcio difensivo del Bologna, sembrava proprio una palla del portiere questa, Sebino. Sì, non so se l'ha chiamata, non credo che l'abbia chiamata, il difensore ha continuato la propria corsa. Scatto di Del Vecchio, esce Pagliuca. Un po' di confusione nella retroguardia del Bologna. La rimessa è favorevole alla squadra di Guidolin, doppio vantaggio quindi per la Roma dopo la rete di Totti, l'autogol di Marcello Castellini, ex difensore del Parma, dà alla Roma tranquillità, mentre la Fiorentina ha pareggiato al Tardini di Parma con la rete del difensore Pierini. 1-1, ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Si è lamentato Massimo a bordo campo, Capello, con il quarto uomo sul fatto che Pagliuca avesse toccato di mano scivolando durante appunto l'uscita. Avevamo avuto la stessa impressione dalla tribuna, fallo di mano di Pagliuca, ma sicuramente deve aver valutato Farina involontario il tocco di Pagliuca. Sì, probabilmente involontario, non so, Capello probabilmente vede meglio di noi siamo abbastanza distanti, poteva sembrare, questo sì. Il fallo di mano volontario del portiere fuori area che interrompe un'azione da gol deve essere punito con l'espulsione. Pagliuca lo sa bene perché gli capitò ai mondiali contro la Norvegia di essere mandato fuori proprio nei primi minuti e ci fu la famosa uscita dal campo di Roberto Baggio con l'Italia in 10 per l'espulsione di Pagliuca per far entrare il secondo portiere marcheggiano. Roma che sta attaccando e che sta giocando un grande secondo tempo in avanti con Tommasi. Tommasi scatta Cafu che guadagna un calcio d'angolo, il quinto per la squadra di Capello. Ancora molto bravo Tommasi anche a impostare, ma sul piano del ritmo della corsa è un giocatore che ha cambiato un po' la partita. Tommasi ha cambiato la partita, adesso va al cross, para Pagliuca. È una Roma che nel secondo tempo sta finalmente giocando come vuole il suo pubblico, che non sta risparmiando gli applausi. Sì, adesso la Roma recupera più palloni, riparte più velocemente, quindi chiaramente mette in difficoltà il Bologna, che poi è rientrato per questo secondo tempo in svantaggio di un gol e deve anche recuperare la partita. Stiamo rivedendo il fallo di Zebinà su Locatelli, restano da giocare 25 minuti, doppio vantaggio per la Roma all'Olimpico dopo il gol di Francesco Totti sul colpo di testa, il colpo di mano di Marcello Castellini che nel tentativo di liberare su un tiro cross di Cafu ha spedito il pallone nella sua porta. C'era comunque in agguato Battistuta, adesso prova ad attaccare il Bologna, Samuel in duello con Oliveira, ancora Oliveira, ha ricevuto da Brioschi, Oliveira fermato da Samuel, calcio d'angolo per la squadra di Guidolin, il primo corner per il Bologna in questo secondo tempo. Sì, Oliveira è riuscito a conquistare questo calcio d'angolo, Samuel ancora una volta ha ritardato troppo il rinvio e quindi il Bologna è riuscito a recuperare palla. 5-3, calci d'angolo per la Roma, batte Brioschi, pallone che è stato allontanato da Cafu, è partito subito Totti, si sta liberando Battistuta, colpo di tacco, Cafu, Battistuta, fermato da Olive, riparte Lima, Cruz, Locatelli, il lancio di Brioschi troppo lungo per tutti, Tommasi però si ferma, alla fine riesce a deviare in scivolata anticipando Tonetto, applausi a scena aperta per Damiano Tommasi. Bravissimo Tommasi che si era fermato ed è riuscito a recuperare, si era fermato perché ha visto Antonioli uscire, poi Antonioli si è fermato quindi ha dovuto riprendere la corsa, cioè nonostante è riuscito a recuperare la palla. Cross di Dalcanto, il colpo di testa è di Zago. Ancora il Bologna che prova a muversi in avanti con Oliveira, dal canto, anzi Tonetto, Oliveira, palla fuori, si tratta di calcio d'angolo, scivolata vincente da parte di Samuel e palla che finisce in corner, quarto corner per il Bologna, sta per battere Oliveira. Corrente lungo di Oliveira, Antonioli. Bravo e sicuro, portiere della Roma, è uscito molto bene. Grande partita di Antonioli che nel primo tempo ha sventato due minacce firmate Julio Cruz. Si può dire quanto si vuole che i due tiri erano centrali, ma Antonioli ha mostrato uno splendido piazzamento chiudendo lo specchio della porta all'attaccante argentino prelevato dal Feyenoord di Rotterdam. Dal canto. Siamo a metà del secondo tempo, la Roma è in vantaggio con il gol di Francesco Totti e l'autorete di Castellini. Tonetto,
saltato Zebina, guadagna un calcio di punizione, c'è il cartellino giallo per Jonathan Zebina e si tratta del quinto ammonito della partita. Sì, anche qua giusta la munizione, dicevamo prima di Tonetto che Guidolini richiamava Tonetto di stare molto più larga a sinistra. Tonetto che ha disputato un buonissimo primo tempo dove ha sempre messo in difficoltà la squadra giallorossa e l'abbiamo rivisto dopo parecchi minuti solamente in questa occasione. Ricordiamo la lista degli ammoniti: Olive e Dalcanto per il Bologna, Cafu, Samuel e Zebina per la Roma, che ha subito 21 falli commettendone 20. Spiovente lungo in area, nessun problema. Rimessa laterale che è della Roma e che sta per effettuare proprio l'ex cagliaritano Zebina, che lascia poi il pallone a Candelà. Di testa Totti, poi Zago, Cafu. Ottimo il lavoro di Tommasi, grande protagonista di questo secondo tempo. C'era punizione, si prosegue per il vantaggio perché scatta Cafu a destra. Cafu apre per Totti, ancora Totti, pallone che viaggia verso l'area ma è stato allontanato dalla difesa del Bologna. Poi Olive lo affida al disimpegno di Tonetto. Oliveira, superato Zebina, ancora Oliveira, Locatelli, Samuel è bravo a fermare lo spunto di Oliveira e tra l'altro ha evitato anche di buttare via il pallone. Sì, bravo in questa occasione, molto bravo ancora una volta Oliveira, sembra indubbiamente il migliore dei suoi. Ha rubato il pallone Zanetti a Brioschi, poi lo regala a Bia e riparte il Bologna con Lima. Lima, buon tiratore Lima, qui voleva fintare il tiro per servire Cruz, la difesa della Roma ha intuito tutto ed è subito ripartita, palla a Francesco Totti. Temporeggia, aspetta che arrivino i rinforzi nella metà campo del Bologna, aspetta soprattutto che arrivi Cafu, le cui progressioni sulla destra insieme all'ottimo lavoro di Tommasi sono state le cose migliori mostrate dalla Roma in questo secondo tempo. Ancora Totti, Candelà, finta di Del Vecchio per Battistuta, arriva ancora Candelà, Olive difende il pallone, giocato poi da Bia verso Brioschi. Cruz, ancora Cruz, tunnel a Tommasi, tutto regolare e la Roma ha la possibilità di attaccare ancora con Samuel che ha servito Totti. Battistuta, Del Vecchio, non si chiude l'azione, ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Massimo, probabilmente entra Rinaldi per Zebina che è stato ammonito. Seguiamo l'attacco del Bologna con Oliveira, posizione di ala destra, Oliveira tocca all'indietro verso Locatelli, ancora Oliveira, Locatelli, si rialza Zanetti che era rimasto a terra, Oliveira prova a liberarsi e guadagna un calcio di punizione proprio dal limite dell'area. È tutto pronto per la sostituzione, Alessandro Rinaldi in campo nel secondo tempo, mentre ecco qua l'uscita di Zebina, applausi anche per l'ex cagliaritano che è stato fra i bersagli più sentiti della contestazione di domenica scorsa, ma oggi ha giocato una buona partita e lascia il terreno di gioco al 27esimo del secondo tempo per l'ingresso di Rinaldi. Sì, discreta partita di Zebina, non ha cominciato benissimo, poi si è ripreso, comunque prova sufficiente. Grazie ad Angelo Mangiante che ci ha segnalato anche il cambio del Bologna con Binotto, Jonathan Binotto che entra al posto di Julio Cruz. Male l'argentino nonostante una grande generosità e tanto movimento, perché un attaccante deve far gol davanti al portiere. Sì, nel primo tempo si è fatto vedere, ha creato due buonissime occasioni, qua vediamo la punizione, ha creato due occasioni molto molto belle per il Bologna, nel secondo tempo praticamente nullo, quindi secondo me è giusta la sostituzione. Dentro Binotto al 28esimo del secondo tempo, è stato il primo cambio per il Bologna, mentre non si vede ancora Beppe Signori, così come non si vede ancora la staffetta tra Battistuta e Montella, e ormai da giocare rimangono 17 minuti. Sì, sicuramente Battistuta sta bene, non vuole essere cambiato.
a questo punto 2-0 secondo me potrebbe anche starci un cambio del genere, anche perché ripetiamo, in panchina c'è un giocatore che sta anche molto bene. Punizione battuta da Antonioli, colpo di testa di Tommasi, poi quello di Bia. Prova a partire Locatelli, mentre Binotto è andato a far coppia in avanti con Oliveira. Lancio per Totti, ottimo l'aggancio, Battistuta destro, Pagliuca, ancora Battistuta, non passa il secondo pallone dell'argentino, che è stato vicino a tutte e due le azioni dei gol della Roma, ma non è riuscito ancora a segnare. Sta cercando disperatamente il gol Battistuta, qua ha avuto una buonissima opportunità, ha calciato su assist di Totti, troppo centrale, forte ma centrale, dopo ci ha riprovato, è stato rimpallato, insomma gli manca il gol, vuole il gol a tutti i costi. Era vicino a Totti nell'azione dell'1-0 ed era vicino anche a Castellini nell'azione del 2-0, ha sentito l'odore del gol ma non è riuscito ancora a segnare Gabriel Battistuta in questo suo debutto di campionato con la maglia della Roma all'Olimpico. 1-1 tra Perugia e Lecce, pareggio di Marco Materazzi allo stadio Renato Curi e parità dunque tra Perugia e Lecce, mentre abbiamo rivisto l'intervento di Rinaldi su Oliveira. È il motivo di questo calcio di punizione che il Bologna sta per battere mentre stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora della partita. Roma in vantaggio per 2-0. Prova Olive, palla che passa attraverso tutta l'area e Antonioli ha detto a qualcuno, forse a Zago, guardami. Sì, pallone molto molto interessante, attraversato tutta l'area di rigore, poteva risultare molto pericoloso per la difesa della Roma. Antonioli si è lamentato con qualche compagno di squadra, probabilmente non vuole che certi palloni passino così vicini dentro la sua arietta piccola. Era Binotto e non Olive, giocatore che ha effettuato il calcio di punizione. Fermato intanto Battistuta da Bia, riparte ancora il Bologna. Lo scatto di Brioschi, cross di Brioschi, Antonioli, ottima partita di Antonioli, giustamente applaudito dai tifosi della Roma. Sì, con sicurezza, con personalità, ha sbrogliato due occasioni interessanti nel primo tempo, nel secondo tempo diciamo ordinaria amministrazione, ma è uscito un paio di volte molto bene, con molta sicurezza. Tante voci di mercato sul conto di Antonioli, che però ha reagito sempre con grande classe e in silenzio, tra l'altro è andato agli europei e sembra avviato, se il buongiorno si vede dal mattino, a un campionato da grande protagonista. Abbiamo visto il colpo di testa di Castellini in anticipo su Del Vecchio, quello di Samuel, salta Zanetti, di testa Lima, Brioschi, salta anche Locatelli e guadagna la punizione per fallo di Samuel. Binotto, Binotto fermato da Zanetti, ripartono Candelà e Totti. Errore di Totti che permette a Lima di riandarsene. Oliveira, ancora Oliveira, prova Oliveira, voleva sfondare la porta, ha soltanto colpito l'esterno della rete, due volte. Sì, grave l'errore di Totti, ha giocato questa palla in orizzontale, infatti il Bologna si è reso immediatamente pericoloso. La rivediamo Oliveira, è riuscito ad andare via molto bene al difensore della Roma, in area di rigore non c'erano suoi compagni, in questo caso era Samuel il difensore, non c'erano compagni, ha pensato bene di tirare, ha calciato male d'esterno, molto molto forte, ma la mira non era giusta. Rinvio di Antonioli, toccato il pallone da Zanetti, ma è il Bologna che torna in avanti con Lima, troppo lungo il lancio per Tonetto, facile controllo di Antonioli che ha subito messo in movimento Rinaldi. Cafu, Samuel, Rinaldi, palla lunga ma la controlla Olive, non è riuscito Rinaldi a servire Zanetti. Bologna in avanti con Oliveira da lontano, sembrava esserci stata una deviazione e invece tiro sul fondo di Oliveira, vuole provare a risolvere da solo la situazione Oliveira. Anche lui come Battistuta sta cercando disperatamente il gol, ma diciamo che anche il giocatore che sta meglio di tutti in assoluto Oliveira in questo Bologna, oggi sta facendo buonissima impressione. Si allarga molto bene, quando può va al tiro, è un giocatore che si sta rendendo molto molto pericoloso.
Mancano 12 minuti alla fine della partita all'Olimpico, Roma 2, Bologna 0, stanno decidendo i gol di Francesco Totti e l'autorete di Castellini. Totti ha servito Battistuta, a sinistra si sta liberando Del Vecchio, arriva anche Cafu, Del Vecchio con Castellini, Del Vecchio, palla dentro, non c'era nessuno, Lima si affretta a confezionare una nuova azione d'attacco del Bologna. A destra lo accompagna Brioschi, Lima se ne va, resiste a Zanetti, Locatelli. Locatelli gira verso Tonetto, inseguito da Cafu. Oliveira. Oliveira fermato però da Cafu sul retropassaggio, sul rilancio della difesa romanista dal canto. Olive. Oliveira. Tonetto. Ancora dal canto. Lima. Castellini. Castellini cross, Samuel devia leggermente, Rinaldi può tranquillamente evitare la rimessa laterale che sarebbe stata in favore del Bologna e fa partire subito Tommasi. Tommasi resiste all'intervento di Locatelli, difende benissimo il pallone, grande secondo tempo di Damiano Tommasi, la marcia in più nella Roma in questa ripresa. E adesso in avanti Totti insieme a Cafu, palla per Cafu, dall'altra parte Battistuta, Cafu, ha provato il tiro in porta anche Cafu e c'era Battistuta abbastanza libero sul secondo palo. Battistuta protesta e calcia il pallone in maniera violenta e nervosa contro i cartelloni pubblicitari. Sì, Battistuta voleva assolutamente questo pallone, voleva, si era liberato su bene, benissimo sul secondo palo, in mezzo all'area di rigore, credo che anche Del Vecchio si fosse liberato abbastanza bene, un po' egoista in questo caso Cafu, ha cercato il tiro forte, palla e calcio d'angolo. Bastava alzarlo sul secondo palo, Battistuta era completamente libero, seguiamo l'angolo di Totti, palla dentro allontanata, Candelà fuori. Attenzione di Candelà, era rimettere piano sul secondo palo, quindi dalla parte opposta questo pallone in area di rigore sperando di trovare qualche compagno libero, ma il colpo al pallone è stato troppo forte. Abbiamo rivisto la finezza da giocoliere con cui Francesco Totti ha portato in avanti il pallone sull'azione di Cafu. Intanto chiude benissimo Zago, poi ha recuperato Castellini, autore dell'autogol del 2-0. Castellini ha aperto verso Lima. Lima attaccato da Tommasi, anche da Rinaldi, non ce la fa a passare, si lamenta, vorrebbe la punizione che non c'è. La Roma torna in avanti con Rinaldi. Battistuta. Cafu, adesso è Battistuta che ha dato un buon pallone a Cafu. In avanti Cafu. Fermato, mentre il punteggio tra Udinese e Brescia è di 2-2 con il gol di Diana per il Brescia. Molto bravo Battistuta in questa occasione, un assist di testa per Cafu che si era inserito ancora molto 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 bene, è stato bravo in questo caso il difensore del Bologna anticipando il brasiliano della Roma. Pallone conquistato da Zanetti, Battistuta lo fa viaggiare verso Totti, ancora Totti, Battistuta, Battistuta anticipato, palla che termina in fallo laterale, ha chiuso benissimo Castellini, ma Battistuta va proprio male oggi. Molto bravo Castellini in questa circostanza, Battistuta aveva preso buona velocità, Totti l'ha servito subito, vediamo Battistuta però a terra, no non è niente, non dovrebbe essere niente almeno. 8 minuti alla fine, Candelà sta per rimettere in gioco il pallone, mentre Guidolin deve effettuare il suo terzo cambio e l'Udinese ha segnato il terzo gol sul Brescia con Mohamed Gargo. Ecco l'uscita dal terreno di gioco di Max Tonetto, però non entra Nicolò Galli. Cambio però non è ancora avvenuto, il Bologna sta giocando in 10 perché Tonetto è fuori, però forse ha preso anche un colpo ad una gamba, però l'arbitro non ha ancora autorizzato l'ingresso di Galli. Bologna in 10, un po' di confusione. Qui rivediamo l'intervento di Olive su Totti. L'ennesimo. E adesso arriva il cambio. Sincero in bocca al lupo a Nicolò Galli, 17 anni, difensore centrale, figlio d'arte, il papà è Giovanni, ex portiere di Milan, Fiorentina, Napoli, anche della nazionale.
prova intanto Zanetti da fuori, palla sul fondo, ha segnato Shevchenko, 2-0 per il Milan. Dicevamo di Niccolò Galli, che ha compiuto un'esperienza deludente in Inghilterra, si è comunque, come si dice in gergo, fatto le ossa, torna in Italia, gli auguriamo una grande carriera. Finora ha già dato dimostrazione di grinta, professionalità e grande impegno. Ascoltiamo Angelo Mangiante da bordo campo. Settimana da Sydney e non ha cambi perché Gigù oltre a Montelli si è rimesso seduto in partita. In avanti il Bologna, fermato l'inserimento di Olive in fallo laterale da Samuel, che strada facendo ha preso confidenza e sicurezza e ha compiuto interventi interessanti. Sì, in questo secondo tempo ha sbagliato meno il difensore della Roma, invece nel primo tempo era sembrato non a proprio agio in questa partita, non aveva cominciato molto bene. Olive fuori gioco, però di Olive segnalato dal guardaline Ivaldi. Oliveira giustamente arrabbiato, questa si era creata una buona occasione, si era creato, Oliveira è rimasto fermo nettamente in fuorigioco. Ormai stanno giocando soprattutto Oliveira e Battistuta? Eh sì, stanno tutte e due cercando il gol, se lo meriterebbero tutte e due per quello che hanno fatto in partita, più Oliveira sicuramente, però insomma due giocatori che in questa partita almeno hanno meritato il gol. 4 fuorigioco per la Roma, 3 per il Bologna, in avanti Cristiano Zanetti, mentre l'Udinese sta dilagando sul Brescia, 4-2, gol di Roberto Muzzi, attacca Locatelli, Binotto. Va giù e guadagna un calcio di punizione, fallo di Cafu su Binotto, punizione in favore del Bologna, mentre stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del secondo tempo. Battuta subito la punizione, palla deviata da Rinaldi, Tommasi va ad evitare il fallo laterale, ha recuperato un'infinità di palloni Damiano Tommasi, tocco all'indietro per Rinaldi, palla lanciata verso Battistuta, l'anticipo è proprio di Niccolò Galli, che sicuramente, essendo nato a Firenze, dovrà avere tra i suoi idoli Gabriel Battistuta, magari fino a poco tempo fa ne collezionava le figurine, lui che ha 17 anni e adesso si trova ad affrontare Gabriel Battistuta, centravanti della Roma al suo esordio con la maglia giallorossa dopo le grandi esperienze vissute con la Fiorentina. Antonioli evita Candelà, la rimessa laterale, Zago era stato scavalcato, poi tocca Binotto, arriva ancora Antonioli a controllare senza problemi. 4 minuti alla fine della partita, Roma in vantaggio doppio grazie al gol di Totti e all'autorete di Castellini. Autorete provocata da un tiro cross di Cafu sul quale Castellini è entrato con il braccio anticipando sia Battistuta che il suo portiere Pagliuca. Rilancio di Bia. Salta Zanetti in lotta con Brioschi, all'indietro Locatelli, Lima. Arriva Candelà e concede una rimessa laterale alla squadra di Guidolin. Con le mani Castellini. Arriva Zago con decisione, arriva anche Olive. Difende il pallone che però poi regala a Zanetti. Il lancio per Battistuta è troppo lungo. Gabriel Battistuta ha cercato in tutti i modi di bagnare l'esordio all'Olimpico con la maglia giallorossa con un gol, ma finora non c'è riuscito. Binotto, Lima, Brioschi, c'è stata una deviazione, la rimessa sarà in favore del Bologna con le mani Brioschi. Il cross di Binotto, Samuel anticipa centro area Oliveira, poi Totti ha recuperato. Personale di Totti, voleva servire Battistuta, è intervenuto però Olive. Lima a Totti, che sta cercando continuamente Battistuta, vuole mettere nelle condizioni di fare gol, aveva Cafu sulla destra molto libero, non ha servito appunto per servire i centravanti argentini. E la Roma può tornare in avanti quando mancano 2 minuti più recupero alla fine della partita. Totti quindi si giocherà per altri 4 minuti complessivi
Roma-Bologna, la gara di apertura della stagione romanista all'Olimpico è sul 2-0 per la squadra di Fabio Capello. Locatelli, Brioschi, la chiusura di Zago puntuale nell'anticipo su Binotto, altrettanto bravo Castellini su Marco Del Vecchio. Tommasi va a disturbare il bolognese, adesso il recupero è di Lima. Oliveira, l'1-2 con Binotto, chiusura di Samuel che scaraventa il pallone fuori per fermare l'avanzata del Bologna. E intanto sta per entrare anche con il numero 25 Gianni Ghigù. Ghigù rileverà Marco Del Vecchio, sarà il terzo e ultimo cambio di Fabio Capello. Proprio Capello a chiamare il cambio, entra l'uruguaiano Gianni Ghigù al posto di Marco Del Vecchio. Ghigù è un centrocampista di fascia destra che ha dimostrato tutto il suo valore nelle qualificazioni mondiali con la nazionale uruguaiana, è uno dei pupilli di Daniel Passarella, ha spesso giocato, un cursore di grande affidabilità, di grande senso tattico, uno che non ti fa mai sbilanciare la squadra. Sì, Ghigù, autore di buone prestazioni in questo precampionato e nelle coppe per la Roma. Un giocatore sembra molto molto interessante, è uscito Del Vecchio che oggi non si è espresso come il suo solito, anche perché la squadra non l'ha messo, se vogliamo, anche nelle condizioni per dare il meglio di se stesso. Siamo nell'ultimo minuto del secondo tempo di una partita che sembra ormai aver detto tutto, con il doppio vantaggio della Roma che è rappresentato dal gol di Totti e dall'autorete di Castellini. 2-2 tra Parma e Fiorentina con la doppietta del brasiliano Marcio Amoroso, che aveva segnato il primo gol e ha firmato anche il secondo per la squadra di Malesani. Cominciano dunque i due minuti di recupero, il Bologna è in attacco, la Roma ha faticato moltissimo nel primo tempo a trovare gioco, ma nel secondo si è davvero imposta. Sono saliti nel frattempo a 3 i minuti di recupero, mentre Jonathan Binotto va a battere il calcio di punizione. Ecco lo spiovente di Binotto, colpo di testa fuori e grande opportunità proprio per Niccolò Galli. Sarebbe stato bellissimo esordio in questo campionato, fare subito un gol alla Roma all'Olimpico. È andato molto bene, ha saltato molto bene, non è riuscito a schiacciare la palla, a tenerla bassa. Bologna vicino al gol. Difensore di grande prestanza fisica, Niccolò Galli sta festeggiando il suo esordio in Serie A. Certo, festeggiare l'esordio con il gol sarebbe stato il massimo, ma l'appuntamento è rinviato e intanto è trascorso quasi il primo minuto di recupero all'Olimpico. Il lancio di Locatelli dal canto, che prova a rimettere in mezzo un pallone stoppato da Candelà, poi Ghigù, Zago e può partire Tommasi per il contropiede affidato a Cafu. Totti, sinistra, si sta liberando Ghigù, fermato Totti, colpo al viso per il capitano della Roma che ha guadagnato un calcio di punizione. Rivediamo. Olive è andato di nuovo sulla caviglia di Totti. Olive si è dedicato a un controllo puntiglioso e abbastanza duro di Totti. Intanto attenzione a Candelà, buono l'aggancio. Candelà, Ghigù. Insiste Ghigù, buon lavoro dell'uruguaiano. Ghigù alza il pallone, non ci arriva Battistuta. Calcio d'angolo per la Roma. Giocano tutti per Battistuta adesso. Bravissimo Ghigù. Comunque in ogni caso Battistuta era l'uomo più pericoloso in questo caso dell'attacco della Roma. Ghigù ha fatto un bellissimo numero in area di rigore, pallonetto sul secondo palo, troppo alto, però Battistuta non poteva mai arrivarci. Scavalcato Pagliuca, ma Battistuta non ce la fa e allora calcio d'angolo con la palla che termina fuori di pochissimo. È stato Samuel a sfiorare il terzo gol della Roma. Walter Samuel, che con il Boca Juniors ha spesso segnato in situazioni di palla inattiva in area di rigore. Eccolo qua il suo colpo di testa fuori, non di molto. Non è nuovo a queste cose, Samuel è un ottimo colpitore di testa, si sposta sempre nell'area avversaria quando c'è o calci di punizione o calci d'angolo, si rende molto molto pericoloso su punizioni o calci d'angolo. Ultimi 20 secondi per provare a combinare qualcosa da parte del Bologna, ma l'azione di Oliveira si esaurisce con il pallone. L'azione di Lima, scusate, si esaurisce con il pallone nella zona di Antonioli e ormai sembra davvero finito questo Roma-Bologna.
con Antonioli che gioca verso Candelà. Gigù non controlla, rimessa laterale per il Bologna, ma Farina dice che può bastare. Prima giornata con la vittoria della Roma 2-0, i gol sono stati segnati da Totti al 47esimo del primo tempo, gol di Marcello Castellini al 18esimo del secondo tempo. Lega Calcio ha presentato Serie A Team.